Ciao a tutti amici Homebrewers e benvenuti alla seconda puntata delle modifiche del mio impianto. Se non avete visto la prima puntata, mettete subito pausa a questo video e scorrete fino alla fine finché non troverete un link che vi porterà all'episodio in questione. Il video precedente si concludeva con il cablaggio arrivato più o meno al 50%. Nel video di oggi invece vedrete il completamento delle operazioni di cablaggio prima di smontare tutto di nuovo e portare la struttura dal fabbro. Di proposito, ho preferito non far vedere le parti relative al cablaggio della parte ad alta tensione perché fondamentalmente io non sono un esperto, non sono un elettricista e quindi potrei aver fatto degli errori anche gravi durante questo cablaggio e non voglio che qualcuno nel limitarmi possa farsi male. Per cui in questo video vedrete tutto tranne la parte del cablaggio dell'alta tensione, che poi tra parentesi non è neanche una cosa complicatissima da fare per chi è avvezzo all'elettronica, perché alla fine si tratta di cablare quattro interruttori bipolari. Come al solito vi invito ad iscrivervi a questo canale se non siete ancora iscritti e a seguirmi sui social, ovvero Facebook, Twitter e Instagram. Noi ci vediamo come al solito sabato prossimo per un nuovo video. Ciao Homebrewers, buona visione! Ciao a tutti amici Homebrewers, in questo nuovo giorno di cablaggi sono qui a mostrarvi anche il mio nuovo softbox ottagonale. Da oggi su richiesta si potranno fare anche pre-18esimi e fototessere nello Sgabuzen. Oggi cosa faremo? Oggi smonteremo quello che abbiamo montato nei giorni precedenti. Questo qua è l'ingresso per la sonda del mesh, l'ingresso per la sonda dello sparge, l'ingresso per la sonda del boil. Tutto questo entra nel, diciamo, nel cascettone principale, dove c'è un dissipatore del relè, all'interno c'è un alimentatore 12 volt e qui dentro avvengono tutte le diramazioni dei fili, eccetera. Da quest'altro lato del pannello c'è l'unità Arduino con lo schermo e tutte quante le cose, e poi qui c'è il quadro comandi principale che accende l'alimentatore, accende il relè dello sparge, accende la pompa che sta qua sotto e accende il boil. Qui dietro c'è l'ingresso generale dotato di connettore PowerCon, perché non ci facciamo mancare nulla. Queste sono le prese pilotate rispettivamente di sparge e boil, e questa qua sarà finalmente la massa, perché dobbiamo dire che da quando siamo passati a questo impianto elettrico non abbiamo mai collegato la messa a terra. Quindi? Abbiamo rischiato di morire ad ogni cotta. Che bello! Come la luce con questo coso sulla mia faccia? Bella. C'è una bella ombra? Sì. Sono bello? Taglia come il porco per colpa a destra. Vero? Cosa taglia? Ah, la mia faccia taglia. Sì, si mette così? Ovviamente non taglia più. Non taglia più? E taglia dietro l'orecchio. Come l'ombra sul mio naso? Chi cazzo? Molto bene. Quindi ora cosa dobbiamo fare? Siccome questo aggeggio nei prossimi giorni andrà dal fabbro, ne rimettiamo... Salutatele. Salutate le sbarre. Salutate le sbarre. Salutate le sbarre. Ok. Questo aggeggio in settimana andrà dal fabbro. Praticamente abbiamo fatto dei ragionamenti. Abbiamo detto che queste barre devono essere a filo con questa cosa, perché non ci voglio più mettere il pannello di legno, perché col calore il pannello di legno si spacca, e siccome non ho intenzione di comprare legni più pregiati, ho deciso di mettere delle barre a filo per sostenere le pentole senza più il legno resta solo qua sotto. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cablato tutto per renderci conto delle distanze dei tubi, di quanto filo passare, eccetera. Ora che abbiamo tutto, smontiamo tutta la parte elettrica, così com'è, senza muoverla, e poi quando tornerà l'impianto con le barre saldate nel modo giusto, semplicemente dobbiamo riavvitare tutto. Procediamo.